Si narra che Giovanni de Vargas, ricco proprietario terriero, avesse un bracciante di nome Isidoro, che prima e durante il lavoro pregava intensamente per rendere il suo operato più proficuo e leggero. Gli altri braccianti, invidiosi dei risultati ottenuti da Isidoro, sparsero la voce che questi fosse un assenteista. Il padrone, stupito dai risultati lusinghieri del suo bracciante e spinto dalle maldicenze, un giorno decise di spiarlo. Si accorse così, con grande stupore, che mentre Isidoro pregava, due forme angeliche lavoravano per lui, conducendo l'aratro coi buoi. Siamo ad Allerona, un antico borgo di origine presumibilmente etrusca nei pressi di Orvieto. Qui, ogni anno, a metà maggio, si celebra una festa che ha origini antichissime. Studi non ancora accertati la fanno risalire a prima del cristianesimo, forse legata all'offerta delle primizie della terra agli dèi. Avrebbe poi subito, probabilmente, a partire dalla metà del 1700, una contaminazione legata all'espandersi del culto di Sant'Isidoro, canonizzato nel 1622 da Papa Gregorio XV. Il termine pugnalone ad Allerona viene associato al pungolo, un bastone munito ad un'estremità di un puntale di ferro e all'altra di un raschietto che i contadini usavano per incitare buoi o per pulire l'aratro dalle zolle. E forse, nei giorni di festa, servivano proprio da stendardi ai primordiali pugnaloni. La tradizione e il tempo hanno trasformato il semplice pungolo fino a farlo diventare l'attuale pugnalone che rappresenta tutto ciò che riguarda il lavoro dei campi, con oggetti fatti in legno, argilla o altro materiale. Oggi gli abitanti di Allerona, dai più giovani ai più anziani, contadini e non, si riuniscono in vari gruppi per creare i personaggi, gli animali, gli attrezzi e gli ambienti agricoli in miniatura. Le scene sono allestite sotto il caratteristico albero di pioppo ornato di fiocchi colorati e dove non manca mai la scena di San Isidoro. Tra loro c'è chi preferisce rimanere legato alla tradizione, rievocando un pugnalone ispirato alle fonti storiche alleronesi, ossia come era fatto una volta, con questa forma ovoidale, ornato di fiori e da dove pendevano fiaschi di vino, nidi di uccelli, arnesi da bifolco, martelli, formaggi, piccoli aratri in miniatura e tutto ciò che il portatore poteva offrire ai festaroli. C'è un buco e si vede fino alla mattina. Altri invece preferiscono seguire l'evoluzione e inserire elementi nuovi. La mattina della terza domenica di maggio ci si ritrova nella piazza comunale di fronte alla Porta del Sole, la porta dell'antica roccaforte dei Monaldeschi che risale al 1275. Thank you.
Qui parte il corteo. I pugnaloni sfilano in processione, accompagnati dai figuranti in costume alleronese della seconda metà dell'Ottocento, dal clero con l'immagine di San Isidoro, dal gonfalone del comune con le autorità municipali e dalla banda del paese. Termine, i carri sostano in esposizione nelle piazze del borgo, in attesa che la giuria li esamini. Negli angoli nascosti, tra le vie del borgo vecchio, vengono rievocati gli antichi mestieri. Aspettando la premiazione dei migliori pugnaloni realizzati, la festa, caratteristico esempio di folklore contadino, continua con la musica. E per le vie è possibile degustare i prodotti tipici locali. Gracias.